fare di base a cavallo. È qui con noi Alessandro Bezzini, che è la nostra portavoce, come chiamiamo, al Senato, la nostra senatrice, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle. Allora, vorrei precisare una cosa, che il Movimento 5 Stelle di Prato, Comunità 134, si è attivato nella raccolta fondi al fine di permettere a VAS, VAS Onlus, di eseguire l'indagine che è stata svolta su base a cavallo. Vorrei ringraziare qui gli altri gruppi, le persone che hanno contribuito a far sì che venisse fatta questa indagine, e quindi i vari gruppi di Lucca, Pisa, Firenze, Piombino e anche Milano, la persona di Matteo Calino. In relazione a quanto dichiarato dal sindaco Cecchi l'altro ieri, che ha detto: capisco la voglia di essere in prima fila e riconosco il Movimento 5 Stelle, l'avrei intrapreso più che con di battaglie e di civiltà. Ci rimprovera un po', il secondo lui, che il nostro rimprovero di aver taciuto questi giorni lui è un po' fuori luogo, perché dice che noi conosciamo bene l'impegno che questa giunta ha sul fronte ambientale, e lo dimostra, dice, l'aver impedito la costruzione del termo valorizzatore di Casale. Continuo, dice il sindaco Cecchi che la nostra amministrazione svolge da un lungo tempo, senza clamori, lontano da luci dei riflettori, un attento lavoro di studio sul vicino di Colle di Base a Cavallo. Si sono incontrati vertici di GIDA, ASL, ARPA, Assessore all'Ambiente e alla Salute, Lucio Dolbocchi e Dante Montanelli, per monitorare la situazione. Da parte loro, gli organi di controllo preposti ci assicurano il continuo monitoraggio dell'ambiente. Ok, io in relazione a quanto dichiarato dal sindaco, noi riconosciamo, riconosce l'amministrazione i meriti di aver mantenuto la parola data in campagna elettorale in merito alla non realizzazione di un nuovo inceneritore alle Mantanelle e di aver stoppato anche l'assurda realizzazione di un polo espositivo multifunzionale all'ex Banci. Testimoniamo anche che chi ha governato questa città, chi governa questa città, abbia dialogato con i cittadini, cosa che non è mai successa in questo modo negli anni precedenti, però quello che noi chiediamo è qualcosa di più, e lo facciamo da cittadini. Chiediamo che vengano fatte delle scelte coraggiose e condivise. La voglia di essere in prima fila il Movimento 5 Stelle ce l'ha sempre avuta, anche quando era in ultima fila. Lo abbiamo dimostrato facendoci parte attiva e propositiva, anche distanti dai riflettori, anche quando eravamo al 2%. L'impegno che abbiamo profuso in modo totalmente gratuito alle nostre spese per la realizzazione di un centro di riciclo, che però non c'è, oppure di portare in Commissione 5 il problema di Base a Cavallo, penso che sia innegabile e che questa amministrazione ce lo debba concedere, così come noi concediamo il fatto che questa amministrazione dialoghi. Però siamo preoccupati, siamo molto preoccupati come cittadini e come genitori. Siamo preoccupati perché a distanza di giorni abbiamo sentito un silenzio assordante, e tale silenzio è ancora più assordante da parte del PD, che è all'opposizione e che come forza dell'opposizione dovrebbe avere tutti gli interessi per poter appunto opporsi alla maggioranza, come ha fatto in questi anni, anche magari con argomenti minori, ma che di fronte a certi dati tace il PD e continua a tacere, quindi il silenzio è trasversale. Il sindaco Roberto Cecchi sa qual è il nostro impegno per il bene della città e sapeva che ci saremmo attivati per far fare un'indagine su Base a Cavallo. Lo annunciamo durante un incontro pubblico fatto dalla VAS a novembre,
in cui erano presenti sia lui che l'assessore Dante Modanelli. Noi oggi ci ritroviamo con 4 campioni, uno del 2009 e 3 del 2013, tutti e 4 fortemente contaminati da PCB e diossine per tacere dell'esaclorobenzene. Abbiamo a Prato il più grande inceneritore di fanghi industriali d'Italia e la più grande fonte emissiva di HCB di esaclorobenzene. E questo non lo diciamo noi, certi dati insomma ci vengono dall'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, quindi insomma sono fonti governative queste. A meno che non si voglia dire che anche qui c'è un caso del Movimento 5 Stelle. Poi io quando sento dire dal direttore dell'ASL 4 di Prato, Bruno Cravelli, che si può stare tranquilli perché tanto l'incidenza di casi di campo è da attribuirsi al traffico veicolare, mi chiedo se sono su Scherzi a Parte e dove sia la telecamera nascosta. Se nel comunicato diramato appunto dal Comune si afferma che in questi anni l'amministrazione ha controllato Baciacavallo, che gli organi preposti assicurano il monitoraggio dell'ambiente, io vorrei avere i risultati di questi monitoraggi e vorrei che questi risultati venissero resi pubblici, perché si parla della salute dei cittadini e a me non bastano le rassicurazioni. Se non c'è niente di cui preoccuparsi, bene, ASL, ARPA, il comune che ha detto che ha monitorato, ci faccia vedere questi dati, li renda pubblici e accessibili a chiunque. Longo anche oggi ha ribadito una delle 3 alternative, la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento. Non riesco a capire perché, se non ci sono problemi, perché bisogna andare a realizzare un nuovo impianto di incenerimento più sicuro e moderno se non ci sono problemi. Forse ci sono problemi. Andare a spendere 15 milioni di euro per un nuovo inceneritore a me sembra, e a noi ci sembra, una follia. Questo impianto è nato male 30 anni fa con delle scelte sbagliate. Doveva essere realizzata un impianto, un acquedotto industriale e un acquedotto civile, e l'acquedotto industriale si dovrebbero pagare gli industriali. Io sono un imprenditore e quando si parla di libera impresa, quando si parla di iniziativa privata, io sono per la libera impresa o per l'iniziativa privata? Però io come imprenditore mi assumo i miei costi di libera impresa e di iniziativa privata, e questi costi si devono assumere le aziende. Non solo non è sbagliato ed è ingiusto che certi costi vadano a ricadere sulle spalle dei cittadini, per cui mi sembra un po' strano che chi parli di libero mercato poi venga a chiedere che certi costi gli vengano pagati dallo Stato. Questo è. Alessandro Bencini, quindi noi chiediamo che venga chiuso l'inceneritore di Baciacavallo e che si apra un tavolo al più presto, noi vorremmo partecipare a questo tavolo, e certe scelte devono essere delle scelte condivise da tutti quanti e i cittadini vogliono una cosa da chi amministra la propria città e il proprio paese, delle scelte che siano coraggiose per il bene dei cittadini. Questo è, perché un sindaco, chiunque esso sia e a qualsiasi colore politico appartenga, avrà sempre l'appoggio dei cittadini quando fa qualcosa per il bene dei cittadini. Questo sì, e questo lo dico da cittadino, non lo dico da un'esponente di una forza politica. Questo è. Alessandra Bencini è qui con noi per esserci vicina e perché lei, da portavoce nostra,
sarà lei con gli altri parlamentari, farà un'interrogazione parlamentare su Baciacavallo e porteranno Baciacavallo nella commissione salute, nella commissione ambiente. Baciacavallo è la nostra piccola IVA. Di queste cose se ne parlavamo già nel 2009, noi come movimento politico, quando nel 2009 venne Carlo Fulpio, giornalista del Corriere della Sera, che fece un'indagine, un libro, scrisse su Taranto, lui a battuta diceva: a Taranto voi avete i polli alla diossina, a Taranto ci sono le pecore, basta ammazzare le pecore e finisce il problema. Io vedo che si continua a parlare dei polli alla diossina o delle altre alla diossina. C'è un motivo ben preciso per cui sono stati presi i polli e le altre, perché certe analisi vanno fatte nella massa lipidica, si va a cercare nei grassi, per cui si scelgono degli animali chiaramente, se no si andava nell'uva. E quindi sono stati scelti anatre e polli. Il problema non sono le anatre e i polli, gli anatre e i polli sono dei termometri, questa è la realtà. E i termometri, quattro termometri a caso, tutti e quattro hanno segnalato febbre. Due di questi una febbre altissima, sono delle cartine tornasole. Quindi io vi pregherei di non fare battute sui polli, qui non si sta parlando del pollo, qui si sta parlando di concentrazioni di diossina, di CB, esaclorobenzene, che sono oltre ogni limite. Questa è la realtà. Io ho concluso, se ci sono delle domande da parte della stampa, se non ci sono delle domande, io penso che si possa chiudere. Abbiamo esaurito la Alessandra. Quindi Alessandra. Alessandra è timorita, Alessandra è timorita, soprattutto. Comunque sì, porteremo l'attenzione della commissione ambiente, commissione salute, e faremo una mozione, una mozione per avere una risposta, per avere un impegno poi da parte del governo, in realtà è questa la mozione, a questo, porre all'attenzione e chiedere un impegno. I tempi sono veramente lunghi, quindi ovviamente muoversi dal basso, muoversi anche a livello locale ha sicuramente molta valenza, perché poi a livello nazionale le cose si allungano ulteriormente. Noi vedremo di ridurre i tempi. Speriamo di essere in grado. Sì. Va bene? Ok, grazie. Se non ci sono domande. Okay.